Consulenze gratuite offerte dagli specialisti di tutta la regione, ma anche incontri, seminari e convegni. Prende il via la seconda edizione della Settimana del Benessere Psicologico in Campania, organizzata dall'Ordine degli Psicologi per promuovere, fino al 26 novembre, iniziative per la cura di sé e della salute. Più di 600 terapeuti apriranno in questi giorni le porte dei loro studi per colloqui gratuiti e sono previste 330 conferenze aperte ai cittadini nelle 5 province campane. La salute è fondamentale, anche quella della psicologia di cui parliamo adesso. Il Comune è molto impegnato, prima di Natale faremo anche delle iniziative perché nonostante la competenza sull'attribuzione dei fondi e le assegnazioni delle risorse appartiene esclusivamente alla Regione, noi non siamo affatto soddisfatti di come vanno le cose, quindi faremo sentire in modo chiaro e netto la nostra voce nei prossimi giorni. Sto lavorando personalmente a un monitoraggio della situazione di tutte le ASL che insistono appunto sul territorio e anche alla luce dei commissariamenti e subcommissariamenti faremo sentire la voce dell'amministrazione mia personale con alcune proposte molto chiare. Realizzata in collaborazione con l'ANCI Campania e la Federazione delle Autonomie Locali, l'iniziativa chiamata Città Amiche del Benessere Psicologico coinvolge 195 comuni della regione ed è dedicata quest'anno al tema della famiglia. La famiglia è uno straordinario patrimonio di risorse personali, umane, psicologiche, ma anche risorse culturali. Noi abbiamo voluto dare così un contributo a tutta la società campana, pensate 330 conferenze in 6 giorni, in tutta la regione, nei piccoli centri e nelle grandi metropoli si parlerà di cosa può fare la psicologia per le famiglie. L'elenco dettagliato degli studi e delle strutture che aderiscono all'iniziativa è disponibile sul sito www.psicamp.it.